e benvenuti al mio primo tutorial. Oggi inizieremo a guardare un personaggio del nuovo film della Disney, Paperman, il personaggio di Meg. Proverò a farvi vedere come si può costruire la sua faccina, una sua espressione e magari delle piccole annotazioni di materiale per poter fare questo disegno. Buona visione! Piccola annotazione. Quando ho iniziato a fare il video ho fatto un piccolo errore, ma data l'emozione della prima volta mi perdonerete. Infatti un disegno non si inizia mai dai capelli, cosa che ho fatto io. Quindi, per favore, cercate di essere pazienti almeno per questo primo video. Buona visione! Iniziamo con la costruzione di un personaggio. Mi è sempre piaciuto guardare film d'animazione e cercare di capire come quei grandi artisti che sono gli animatori disneyani, perché io sono una grande appassionata della Disney, facessero quei personaggi che ci fanno sognare fondamentalmente. E adesso ho preso per esempio il nuovo personaggio di un nuovo film che uscirà fra breve nei cinema e di cui veramente attendo con ansia l'uscita, Paperman si intitola. Questo personaggio si chiama Meg e mi è piaciuta tanto perché un po' assomiglia al mio stile di disegnare. Ha questi occhioni grandi che tendo a fare, che sono un po' differenti dallo stile manga, ma che sono anche molto simili allo stile un po' della Pixar, un po' così. Che in effetti, vi confido, era il mio sogno segreto. Rimasto sogno perché, giustamente, non sono un genio, però adesso vi insegno, o quantomeno provo a farvi vedere come potrei costruire questo tipo di personaggio. Allora, con varie linee che bene o male diciamo si intersecano per rappresentare questa forma, che è abbastanza semplice, parte appunto da un ovale, possiamo strutturare la parte, diciamo, interna del viso, dividendola in sezioni, una delle quali può permetterci di individuare la zona dove poter fare gli occhi. A quel punto disegno il naso, che nei personaggi di questo genere è una semplice virgoletta al di sotto degli occhi, la bocca, che diventa anche questa una linea, diciamo, di unione fra il triangolo che virtualmente si va a posizionare sulle narici. E adesso andiamo a disegnare l'espressione di Meg. In questo caso ho scelto un'espressione molto furba, quasi maliziosa, perché chissà che cosa dovrà succedere a questo personaggio in questa nuova, diciamo, rappresentazione. Adesso darò solo spessore agli occhi ed espressione per enfatizzare l'espressione del personaggio che stiamo disegnando. Beh sì, abbastanza incuriosita, diciamo. Furbetta, direi. Rinforzo dei punti che mi servono per poi affrontare un po' di chiaroscuro, che sono i punti di contatto delle parti anatomiche con, diciamo, il vestiario del personaggio in questione, e velocemente, utilizzando lo sfumino,
che è uno strumento, è una carta compressa, che appunto è stata messa insieme formandola in forma di una matita. Si può anche temperare come una normale matita. Adesso non ho il temperino adatto, ma si può anche proprio appuntare per ripare la punta di carta. Comunque, man mano che la si usa, si consuma, per cui è come se in automatico, diciamo, si auto ricreasse la punta per lavorare. Quindi adesso prendendolo questo sfumino, andiamo a creare appunto qualche chiaroscuro, giusto a dare dei toni di ombra a questo visetto. Allora, io normalmente lavoro con, diciamo, un chiaroscuro molto contrastato, per cui mi piace fare solo pochissime zone di ombra per fare saltare il candore a volte della pelle o dell'oggetto che sto disegnando. In questo caso, ecco, diamo un po' di ombre al collo per dare lo stacco con il viso. All'incavo qui del décolleté per differenziarlo un po' dall'abbigliamento, scuriamo un pochino il vestito, giusto a creare una tonalità che ce lo faccia un pochino staccare dalla zona capelli del personaggio. Ora riprendo la matita per definire una parte che vedo che è rimasta vuota. Ok, riprendo lo sfumino, do ancora un po' di chiaroscuro anche alla zona capelli. Se dovessi decidere, insomma, di cambiare qualcosa una volta utilizzato questo strumento, io utilizzo una gomma che si chiama gomma pane, viene venduta in dei, diciamo, delle confezioncine piccole. Adesso purtroppo ce l'ho utilizzata e ha questo colore grigio, normalmente bianca, ed è un piccolo panetto a cui bisogna staccare, diciamo, il pezzo necessario e, diciamo, lavorandoselo con le dita, creare una sorta di gomma che assomiglia un po' alla cicci gomma, al chewing gum. Quindi, una volta modellato con le mani e datagli la forma che a noi serve, a me in questo caso mi serve una forma un po' appuntita, vado, se ho intenzione di cancellare qualcosa, a alleggerire la zona che, diciamo, non ritengo sia venuta bene. Quindi, come vedete, è una gomma che permette di togliere la matita non del tutto dalla prima passata, quindi avete modo di anche alleggerire solamente il segno, ed è una cosa molto molto utile, perché a volte serve proprio per rendere delle sfumature Adesso con particolari. la Con la matita 6B rinforzo un pochino i capelli in qualche punto con qualche tocco di un po' più scuro rispetto a quelli fatti precedentemente. E diciamo che il nostro primo personaggio è pronto. Benvenuto al mio primo tutorial. Oggi guarderemo in faccia un nuovo personaggio della Disney, Meg, del nuovo film della Pixar. Piperman. Ho sbagliato perché non è una Pixar. Oh sì! Oddio, c'è un vuoto! Mi sa che è della Pixar, però non voglio una cagata. Dico Disney così mi spiccio. Dai, scusa. Vergogna. Non potrei mai fare la televisione, mai nella vita proprio. Oggi vedremo per la prima volta il nuovo personaggio del nuovo film Pixar. Scusatemi.
vedi se Disney Pixar, vedi un po'. Ma io bene, hai ragione, la tendenza Pixar.